Schönen guten Abend und willkommen zum Nachholspiel des vierten Turnuses der Hinrunde der Serie 1 der Damen. Signore e signori, buonasera e benvenute e benvenuti alla quarta giornata di andata e il recupero del campionato di Serie 1 femminile. La partita di oggi è SSV Brixen Südtirol contro Cellini Padova. Presentiamo le squadre iniziando proprio dalle nostre ospiti con il numero 3, Ivana Giogab. 4, Karel Giogab. 8, Beveline Ghiarura. 14, Vanessa Giogab. 15, Martina Brock. 17, Giorgia Benedini. 18, Fatima Rubi. 19, Angela Prela. 20, Serena Ghiarura. 21, Ilfeo Malcorie. 25, Annalena Ennemoso. 27, Micaela Barresi. Allenatore, signora Abderrahman Sadi. SSV Blix Südtirol, Mitte Mainz, Bettina Gubo. 7, Esma Muratovic. 10, Sara Schatzer. Entschuldigung, falsche Lichterkopf. 12, Sara Hilger. 16, Monika Münster. 17, Giorgia Di Pietro. 19, Violetta Venni. 20, Lili Punt. 22, Nelly Habischer. 25, Giada Bacchi. 26, Francesca Lupin. 33, zum ersten Mal mit dabei, Sophie Hofer. 38, Marlies Stravanzer. 55, Sophia Kistenhofer. 69, Elisa Sozio. 77, Vicky Vicola. Trainer Herr Rubi Nössing. Dirigono l'incontro i signori Marco Di Domenico e Lorenzo Fortnasier. Un cordiale benvenuto qui dallo Spalo Sport di Bressanone, ove nel recupero della quarta giornata di andata del campionato di pallamano femminile si vedono di fronte le squadre delle padrone di casa del Brixen Südtirol e del Cellini Padova. Entrambe le squadre hanno urgente necessità di vincere. Il Brixen Südtirol, in quanto si trova a centro classifica dopo le sconfitte subite a Casalgrande, ad Erice e la sconfitta interna col Pontinia. Il Cellini Padova, che sinora ha vinto solo le partite casalinghe contro il Teramo, ha pareggiato col Mezzo Corona e ha vinto contro il Mestrino con una rete di scarto. Sole 5 partite dunque all'attivo delle ospiti, che si vedono nella necessità di recuperare non solo l'odierna partita ma anche quella contro il Salerno il 30 dell'11 e col Ferrara programmato per il 7 di dicembre. Attualmente il Padova si trova al nono posto della classifica con 5 punti all'attivo e un quoziente reti di più 3, mentre le brissinesi sono al quinto posto con 8 punti e un quoziente reti di 17. Fa inizio alle contese proprio la squadra ospite, che schiera sull'ala sinistra il numero 4 Giogap, Eghiandruma Serena con il numero 20, il numero 19 Angela Prela, regista, ed è proprio il numero 20 Serena Eghiandruma che va alla conclusione. La palla è parata da Francesco Lucchin, però gli arbitri revisano gli estremi del rigore e Nouvedem Giogab ne approfitta per portare in vantaggio la sua squadra. Nelly Habischer inizia sulla posizione di terzino destro,
dialoga con Elisa Sozio in squadra al posto di Sara Hilber. Muratovic, Di Pietro ed è subito Nelly Habicher che pareggia le sorti dell'incontro. Prela, Sena e Gianruva. Tenguin Giogap col numero 14 che cerca la penetrazione ma viene fermata da Esma Muratovic. C'è sfondamento della Egyanruva. Palla dunque alle bianco-azzurre del Brixen che ripartono con bellissimo servizio di Giada Babbo su Violetta Vegni, approfitta di un momento di disattenzione degli ospiti per portare in vantaggio il Brixen, vantaggio però che viene subito neutralizzato dalle Pattavine. Sul fronte opposto il tiro di Muratovic viene parato dalla portiera. 2-2 dunque dopo soli 2 minuti e mezzo, quasi 3 anzi, dall'inizio della partita, con le Pattavine ancora in possesso di palla a dialogare tra la Prela, la Giogap. Ecco la Giogap che è bloccata da Nelly Habicher. Prela cerca l'inserimento, il numero 4 Numerem Giogap, che poi viene fermata fallosamente. È già eseguito il tiro. C'è fallo di Elisa Sozio sul numero 4 Giogap. Una sanzione che per la verità sembra oltremodo severa. Al tiro dunque Numedem Giogap, che realizza il suo secondo tiro dai 7 metri. Nulla da fare per Bettina Gruber, subentrata a Francesco Lukin nell'occasione. Vantaggio del Padova quando siamo giunti al quarto minuto. Babbo, Di Pietro, Muratovic. Fallo su Muratovic, 9 metri. E in questa occasione è la Muratovic a compiere fallo di sfondamento. Va via il Padova con il numero 14, Tinguin Giograp, che però commette infrazione di passi. Nulla di fatto dunque, palla che ritorna in mano alle padrone di casa. Habicher, Di Pietro, Vegni. Passaggio sbagliato della Habicher, che però approfitta di un'altrettanta ingenuità delle avversarie. Nulla di fatto dunque, due errori tecnici banali. Muratovic, tiro della Muratovic che va a segno. Prodezza di Francesca Lukin, che ci mette una pezza sulla disattenzione delle sue compagne di squadra.
che non sono riuscite ad impedire l'inserimento del numero 14 Jogap. Bella conclusione di Serena Egyanruva, che riesce ad andare a segno nonostante il fallo subito da Nelly Habicher, già da Babo Muratovic. Il tiro della Muratovic in doppio appoggio non trova lo specchio della porta, vanno via le patavine. Angela Prela all'interazione, imposta l'attacco, cerca il dialogo con Serena Egyanruva. Il tiro di Noorem Jogap finisce nelle mani delle brissinesi, che però sprecano la prossima occasione per la disperazione di coach Nussing. Decisamente tante le disattenzioni su entrambi i fronti, mentre il punteggio è sempre fermo sul 3-4 a favore degli ospiti. Prela. E va a segno ancora Tenguin Jogap, che infila la porta del Brixen nell'angolo lungo della Lukin. Replica sul fronte opposto Esma Muratovic. Prela, nuovo sfondamento questa volta del numero 3 Jogap. E palla nuovamente nelle mani delle bianco-azzurre. Giada Babbo. Abisher, Vigni, Giara Babbo, Giorgia Di Pietro, sfortunata, il suo tiro finisce sul palo destro di Martina Bro. Ennesimo errore tecnico, Giada Babbo è la più lesta a mettere in azione il numero 33. Sophie Hofer al suo debutto nella prima squadra. Abicher, Muratovic, Babbo. Questa volta il tiro di Giorgio Di Pietro sorprende la Martina Bro. Ancora confusione questa volta nelle file del Padova. Tutto a vantaggio delle brissinesi, che nel frattempo sono riuscite a pareggiare. Errori su errori, ci mette una pezza Giada Babbo, che porta così in vantaggio la sua squadra. Il tutto per il disappunto dell'allenatore ospite, che dopo parziale di 3-0 chiama a raccolta le sue ragazze per impartire le opportune. We'll be right back.
favoritismo reciproco, considerato che entrambe le squadre hanno già commesso innumerevoli errori tecnici di cui hanno approfittato via via le rispettive avversarie. Dicevamo che per il Bressanone è una partita da vincere assolutamente, proprio per non perdere il contatto con la parte alta della classifica, dopo le tre inopinate sconfitte subite già in queste prime sette giornate di campionato. Il Padova da par suo cercherà di risalire la classifica con i recuperi che peraltro non sono di poco conto, considerata anche la partita con il Salerno. Bellissima azione prima della Noumedem Geogap, poi il tiro fuori bersaglio. Giorgia Di Pietro che riesce a piazzare un bellissimo tiro alla destra di Martina Bro. Diagolano gli ospiti. Fallo di passi fischiato a Angela Prela. Il lancio di Esma finisce nelle mani di Azzappi Jogap, per il disappunto dell'attore Hubinelsen. Egan Ruva, bellissimo diogolo tra Egan Ruva e Azzapsi Jogap. Attacco brissenese che finisce nuovamente nel nulla. Riprendono le ospiti oggi in completa tenuta rosso-blu. Prela e Egan Ruva, Serena, decisamente la più pericolosa delle attaccanti ospiti. Perdono le palle gli ospiti, però è una brissinese l'ultima a toccare, per cui la palla rimane al Padova. Gran botta del numero 14, Tanguin Jogap, della terza marcatura. E il pareggio, nuovamente il risultato. Babbo, Habicher, ancora la Babbo, che cerca di servire Lavegni, però non ci riesce, e così ne approfitta ancora il Padova, che va via con Serena e Egan Ruva. E riporta così nuovamente in vantaggio la sua squadra. Esma Muratovic, Di Pietro, c'è il tentativo di passaggio al pivot, un po' avventato, tanto da consentire alla difesa avversaria di recuperare la palla momentaneamente, perché c'era fallo. Gran classe di Giada Babbo, che fa tutto da solo con una bella finta. Però non c'è tempo di fiatare, che il Padova va ancora a segno con Serena Ruva. Batti e ribatti,
partita in equilibrio in questa fase iniziale, quando siamo giunti quasi al quindicesimo del primo tempo. Giada Babbo che punta la difesa, e anche questo tentativo finisce, però Giada Babbo si fa perdonare per la sua ingenuità precedente e ruba nuovamente palla per segnare il gol del pareggio 9-9. Cavalcamento di Giovanni, che però commette fallo di passi. Questa volta il passaggio è bello, però la Eliso Sozio, sostituto di Sara Hilbert, tutta sola davanti a Martina Bro, non riesce a trasformare questa ghiotta occasione. E questo è un po' il cruccio di quest'anno del Brixen, che fallisce troppe occasioni facili per andare a segno. E invece è fortunato il Padova, che con Diogap va ancora a segno nonostante Luchin avesse intercettato la palla. Svegna Put, che si avvita perfettamente a Muratovic, va a rete. Confusione anche al lato opposto. Muratovic, Babbo. Ci vuole proprio la grande classe di Giada Babbo per portare nuovamente in vantaggio il Brixen. La quarta rete di Giada Babbo, una più bella dell'altra, e soprattutto frutto della sua intuizione. Entra Micaela Barresi sulla posizione di pivot. Questa volta il tiro del numero 20 ospite finisce a lato. Va via il Brixen con Mara Habicher, che insacca l'incrocio dei pali. E consegue il primo doppio vantaggio per le padrone di casa. Che sia il momento di approfittare di una leggera flessione degli ospiti. Prela. Gunruven. Viene ostacolato il numero 27, Micaela Barresi. Gli arbitri decretano un ulteriore rigore, il terzo, che questa volta viene neutralizzato da Francesca Luchin. Ora è coach Nessing a chiamare la raccolta alle sue. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura.
sul 12-10 al 18:54 del primo tempo riprende l'azione ad opera del Brixen Südtirol, che ora schiera in campo anche il suo nuovo acquisto Lee Japut, terzino venuto dal Mestrino, che ha disputato una grande partita sabato scorso. Habicher Habicher, bellissimo servizio e anche questa conclusione di Elisa Sozio. Viene parato da Martina Broch di piede. Ripartono le ospiti con Angela Prela, Tanguin Giogap il 14, il 20. E gli arbitri decretano ancora un rigore. È il quarto in soli 20 minuti. Questa volta sul tiro c'è Michela Barresi, che non lascia scampo a Francesca Lucchin. 12-11. Giada Babbo. Brava Ligia Put. La rete con un bel tiro nell'angolo basso. Errore degli ospiti, va via Giada Babbo che punta la difesa, serve Vegni ed è Violetta Vegni a segnare la sua terza rete, 14-11, nuovamente 3 i gol di vantaggio per i Brixen Südtirol. C'è il marcamento di Giada Babbo sulla regista ospite. Però è ancora Tanguin Djogap che dalla distanza con il indotto appoggio non lascia scampo a Francesca Lucchin, insaccando sulla sinistra, sulla sua sinistra. Muratovic, fallo su Muratovic, sanzionato solamente con un 9 metri. Ligia Put, bloccato il tiro della Put. È più veloce il numero 14. Di Giada Babbo, il tiro però è parato dalla Lucchin. Muratovic, bella rete di Esma Muratovic nell'angolo lungo di Broch. Sulla posizione di terzino sinistro il numero 4, nome di Djogap. Salita la Ruby. Bel tiro del numero 4, Numerem Djogap, la sua quarta marcatura. Non è meno da meno Giada Babbo che un bellissimo tiro in elevazione in sacca nell'incrocio dei pali. Molto veloci le azioni sull'uno e sull'altro fronte. Il Brixen non riesce a tornare in difesa, che già il numero 18 a Ruby va nuovamente a segno. Punto dolente delle brissinesi quest'anno senz'altro anche la difesa, che non riesce ad opporsi in modo efficace alle veloci folate offensive delle patavine. Giada Babbo, Muratovic,
Il tiro della Put viene bloccato dalla portiera ospite. Bene per il Bressanone, che il numero 17, Meneghini, manda oltre la traversa, però c'è ancora l'ennesimo fallo tecnico del Brixen, che consente a Tanguin Diogap di andare a rete per la quinta volta e a ristabilire le distanze sul meno uno. Jarababo, rete di Jarababo, è la sesta della serie. Quando ci stiamo avviando verso la fine di questo primo tempo, mancano ancora 5 minuti e mezzo alla fine, quando il Brixen conduce ancora il parziale per 17-5. Diogap, Prela, Barresi. Bella parata di Bettina Gruba su Numedem Diogap. Va via Nelly Habicher, che viene però fermata proprio dalla Barresi. Si ripete il 9 metri, perché è eseguito in un punto errato. Muratovic che vede la portiera spiazzata e ne approfitta per andare a segno la quarta volta. C'è cambio portiere adesso nelle file degli ospiti, per le quali entra Annalena Enemoser, altra tesina di Lagundo. Velocissima numero 4 Numedem Diogap. Scocca il 26esimo minuto con il Brixen in inferiorità numerica. Come al solito l'allenatore opta per l'extra player. Attenzione dunque nelle manovre offensive per non incorrere in passaggi errati che consentirebbero agli ospiti di andare a rete. Fa molto bene Esma Muratovic, che con un bellissimo tiro in doppio appoggio in fila. La Enemoser. Palla malamente persa dagli ospiti. Fallo su Vegni. Gli arbitri lasciano correre per il vantaggio, però intanto l'azione offensiva è sfumata. Giorgia Di Pietro cerca di mettere ordine nell'attacco brisinese. Insomma, finta Muratovic. Bella rete di Esma Muratovic, che ancora in elevazione non lascia scampo all'estremo difensore ospite. Doppia marcatura delle padrone di casa in inferiorità numerica. Intercettazione di Elisa Sozio, che lancia la palla in fallo laterale. Rientra Giada Babbo e completa così la rosa brissinese dopo 2 minuti di esclusione. Prela, velocissimi movimenti della Diogap,
Ed è ancora Bettina Gruber, subentrata a Francesca Lucchin, a mettersi in bella evidenza e a dire di no. Abisher. Di Pietro Muratovic, ora Abisher, fermata fallosamente, c'è 9 metri, già eseguito, bellissimo servizio. Cinturata da dietro Violetta Vegni. A Rubi, Fatima Rubi col 18 adesso al centro dell'intacco, dialoga con Tinguin Diogap e con Ekian Ruva, converge al centro la Diogap che serve l'ala che però non trova il varco, sfondamento proprio del numero 14. Mancano ancora 15 secondi. Vedremo chi andrà al tiro. È Esma Muratovic che pone così il sigillo su questo primo tempo. Di casa. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico.
e Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige, ogni cosa è specchio di qualità. Come Forstkronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige, ogni cosa è specchio di qualità. Come Forstkronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat.
Ecco, sulle note della musica tirolese, le due squadre rientrano in campo per dar vita al secondo tempo di questo incontro valevole per il recupero della quarta giornata di andata del campionato di Serie A femminile di pallamano. Primo tempo all'insegna delle incertezze di entrambe le squadre, reduci di una condotta di gara ingarbugliata, costellata da innumerevoli errori tecnici, che poi alla fine però ha agevolato le padrone di casa, che comunque hanno conseguito un vantaggio di 5 reti che ora presumibilmente cercheranno di tenere, e non c'è tempo di presentare le squadre, che già da Babbo nuovamente tutta sola sull'ala sinistra mette a segno la sua settima marcatura. Molto veloce, pericolosa Serenegan Ruvan, anch'essa già segna tre volte, che riesce anche questa volta a mettere la palla nel sacco, però dopo il fischio dell'arbitro allora si torna sulla linea dei 9 metri per riprendere l'azione. Sempre la velocissima Prela, lancio lungo della Di Pietro per Elisa Sozio, che non riesce ad andare a segno, però mette in moto Lavegni, che a sua volta si vede parata il suo tiro dalla portiera ospite. Continua dunque la sagra di errori tecnici su entrambi i lati. Diogap, servizio sul pivot che non giunge a destinazione, già da Babbo, ancora la Sozio, e finalmente dopo l'esimio tentativo la Sozio riesce a mettere a segno la sua prima marcatura. Molto bello il gesto di Giada Babbo, che tutta sola poteva anch'essa andare a rete, ha però preferito dare la chance alla sua giovane collega. E ancora conquista della palla delle brissinesi, e ancora la Sozio, che però è troppo lenta a cogliere il bel passaggio di Emra Muratovic. Ancora le ospiti che manovrano con Angela Prela, Tanguin Diogap. Cerca di andare in elevazione la Numedem Diogap come numero 4. C'è fallo sul numero 14, fischiato con un po' di ritardo dalla coppia arbitrale. Sfondamento di Angela Renda, va via il Brixen. Bellissimo lancio di Giorgia Di Pietro su Giada Babbo, che continua la sua sagra di gol, inanellando una serie impressionante. Sono soprattutto due le giocatrici brissinesi che sono messe sinora in mostra, Giada Babbo appunto con 8 reti e Esma Muratovic con 7. Fermata falosamente la Evian Ruva, che si alza ancora in elevazione. C'è fallo del numero 14, Tanguin Diogap. Un
e ancora Giada Babbo ne approfitta per mettere a segno la sua nuova rete. Adesso il vantaggio delle brissinesi si sta facendo abbastanza consistente, sono 9 le reti di vantaggio quando siamo giunti a 4 minuti e mezzo del secondo tempo. C'è fallo di Violetta Vegni sul numero 27, 9 metri. Prela. Barresi. Diogap che perde la palla, va via il Brixen. Ancora con Violetta Vegni. E c'è un bellissimo intervento del numero 15 Martina Brock su Giada Babbo, che fallisce così il suo primo tiro. Bel intervento di Bettina Gruber su Serena Gianrua. Ed ancora un rigore contro la squadra brissinese, è il quarto della serie sulla palla di Ogap, che però manda la palla sulla traversa. Di Pietro Muratovic Habicher. Babbo punta la difesa, serve la Vegni, bellissimo servizio di Giada Babbo su Violetta Vegni che insacca l'incrocio dei pali. C'è fallo sul numero 20 Gianruva Serena. Prela che punta ancora la difesa brissinese. Meneghini, Prela, Gianruva. Diogap. Pregevolazione del numero 17, Giorgia Meneghini, che con una finta prima vanifica la difesa di Babbo. E finalmente anche un 2 minuti sul lato opposto per una evidente cintura di Tenguin Diogap su Violetta Vegni. Vedremo cosa riuscirà a fare adesso il Brixen in superiorità numerica. È entrata Ligia Putt sulla posizione di terzino destro. Sozio, Put, Muratovic, Giada Babbo che non fallisce il bersaglio, e sono 10 le marcature della più forte giocatrice italiana del momento, che dopo un leggero appannamento delle ultime partite sta riprendendo quella confidenza che tutti conosciamo. Oltretutto adesso ha anche il compito di marcare a stretto Serena e Gianruva. Bravissima. L'onnipresente Angela Prela mette in moto numero un Jogap.
Palla recuperata da Giada Babbo. Muratovic, bellissima azione tra Babbo e Muratovic, che pone il suo ottavo sigillo per il 28-17 delle ragazze di Hubinessing. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Il vantaggio della squadra padrona di casa è dovuto soprattutto a una maggiore attenzione in fase difensiva e ai fulminei contropiedi lanciati su Giada Babbo. Il cui gioco preferito è proprio quello delle realizzazioni in velocità. Giada Babbo che proprio quest'anno è sempre più impegnata anche in azioni di manovra, con spostamenti verso il centro dell'attacco, con compiti di regia. Un nuovo esperimento di Hubinessing che sta dando i suoi frutti. Prela. Oghianruva, fermata dalla difesa brissinese, rientra Tenguin Diogap dopo l'esclusione di 2 minuti, fa i passi, Muratovic, bel servizio su Violetta Vegni, che non ha difficoltà a trafiggere la portiera avversaria. L'intesa per le nuove arrivate, Muratovic, Vegni, Puzzi sta facendo sempre migliore, c'è fallo di piede e palla che ritorna alle padrone di casa, che vanno via con Nelly Habicher. C'è spazio anche adesso per i rincalzi. Vicky Vicoller sulla posizione di pivot al posto di Violetta Vegni. Una buona occasione per far fare esperienza alle giovani giocatrici. Ligia Put, Babbo, Habicher. E va a segno anche Habicher, Nelly Habicher, terza rete. 30-17 dopo soli 11 minuti della ripresa. Il Brixen ha praticamente raddoppiato il suo vantaggio, che alla fine del primo tempo era di 5 reti, adesso è aumentato a più 13. Si profila dunque, salvo imprevedibili eventi, una netta vittoria del Brixen. Adesso entra di forza il numero 4, Numedem Diogap. Babbo, bella rete di Put, però gli arbitri fischiano un blocco irregolare delle brissinesi. Fatima Arrubi. Diogap e le sorelle Diogap falliscono un'altra nuova azione. Un po' troppo alto il passaggio di Giada Babbo su Violetta Vegni. Coach Nessing incita le sue, invitandole a mantenere il ritmo trovato in questo inizio di ripresa.
a Rubi, ancora difficoltà nel controllo della palla. Ghiotta occasione per Giada Babbo, che non lascia scampo alla portiera ospite. Riprende il Padova con Meneghini, che approfitta di una disattenzione della difesa brissinese. Muratovic, Babbo, finta di Babbo fermata dalla Diogap. Muratovic, Vigni. Vegni approfitta oggi chiaramente dei bellissimi servizi che via via riceve dalle varie Muratovic e Babbo. Tiro bloccato, Bettina Gruber per Esmo Muratovic, che però non riesce a mantenere il controllo della palla. C'è uno scontro tra Vegni e Numedem. Diogap 9 metri. Fatima Arrubi, che ha rilevato Angela Prela al centro della manovra offensiva. Questa volta la Rubi ha la strada libera con una difesa brissinese disattenta. Habicher, Muratovic e Put. Ligia Put, che però non riesce ad andare al tiro. Nuovo pasticcio di Nelly Habicher, che con il suo passaggio oltremodo impreciso consente nuovamente agli ospiti di riprendere l'azione. Diogap. Tiro della Diogap è deviato in angolo. Bella azione corale degli ospiti, che con Serena e Gianruba vanno ancora a rete. Habicher, Put. Habicher, Put. Non riesce a smarcare la Ficoller. C'è la mano alzata. E proprio sul filo del gioco passivo anche la Vicky Ficoller segna la sua rete. Festival di marcature, Giorgia Meneghini ha opportunità di andare facilmente a rete. Entrambe le squadre paiono mettere la loro attenzione principale sulle azioni offensive, curandosi troppo poco della difesa. Bel dialogo tra Muratovic
e Babbo questa volta. Il tiro della straniera brissinese finisce oltre la traversa. Va via ancora Giada Babbo, velocissima, che non lascia scampo a Martina Brock. Grande parata di Bettina Cooper, che poi però deve arrendersi sul tiro di Azapzi Yogap, entrata fortunosamente in possesso di palla. Altra giovane brissinese ora in campo, tratta il numero 55, Sofia Kiesenhofer, che già aveva fatto parte della rosa nella partita di sabato scorso. Muratovic, Ligia Put purtroppo non riesce a sferrare il suo potente tiro, lo fa invece Esma Muratovic, che con il tiro in doppio appoggio manda la palla in rete. Il gioco delle patavine è impostato dalle sorelle di Yogap e Gian Ruva, giocatrici di sicuro valore che però non sempre riescono a neutralizzare o a concretizzare le loro belle azioni offensive. Intanto il punteggio si sta facendo altisonante, 54 già, anzi 59 reti già segnate, e non è finita perché mancano ancora 10 minuti alla fine della contesa. Questa volta il tiro di Sofia Kiesenhofer finisce sul palo lungo e per poi schizzare sul fondo. Meneghini, Prela, entra di forza il numero 20, Serena Gianruba, fermata fallosamente, ed è l'ennesimo rigore contro il Brixen. Vedremo se Bettina Gruba riuscirà ancora una volta a fare il miracolo. No, questa volta Numedem di Yogap è molto decisa e non lascia scampo al numero uno brissinese. E ora il time out chiesto da Hubi Nursing. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brini sta per 100% latte Alto Adige. Brini è nella nostra natura. Otto minuti e mezzo ancora alla fine di questa contesa, con il Brixen che rimette la palla in gioco. Nelly Habicher, Put, Habicher. Il tiro della Put viene deviato dalla portiera, però c'era il fallo chiaramente sulla Put.
che si vede a segnare ora un tiro dai 7 metri. Incaricata del tiro. Il numero 38, Marley Strabanser, che però centra il palo, nulla di fatto, dunque non ne approfitta la Strabanser ad andare a rete. Prela, Dio Gap. Bellissimo intervento di Bettina Gruber. Va via il Bixen con la Strabanser che compie fallo di passi. Si vede l'inesperienza delle giovani giocatrici non abituate a giocare a questi ritmi. Coach Nessing inserisce la giovane Strabanser per dar fiato un attimino a Esma Muratovic. Ed è ancora la Strabanser a dire di no a Serena Gianruva e al tiro ravvicinato dai 6 metri. Dio Gap e Gianruva che con una pregevole finta vanifica la marcatura della sua diretta avversaria. Sozio dall'altra parte, seconda marcatura di Elisa Sozio. Prela, Dio Gap e Gianruva. Approfitta la squadra ospite di un fortunoso rimpallo per consentire ad Angela Prela di segnare la sua prima rete. E adesso altro errore di una giovane brissinese. E il Padova sta rimontando lo svantaggio, che da meno 12 è arrivato a sole 8 reti. Brutta conclusione di Ligia Put, che con un tiro in doppio appoggio fallisce lo specchio della porta. Cinque minuti ancora alla fine della contesa. Confusione a non finire. Alla fine è la Kiesenhofer ad entrare in possesso di una palla vagante. Strabanser, Put, che adesso funge da regista nell'assenza di Esma Muratovic. Nelly Habicher, Sozio, e una bella rete di Marley Strabanser con un tiro in elevazione da fuori, sorprende la Broch. Il tiro della Gherova è parato da Bettina Gruber. Sì, ha disputato una bellissima partita quest'oggi. Nelly Habicher, Strabanser, il cui passaggio non arriva a destinazione. Ultimo timeout chiesto dal Padova quando mancano poco meno di 4 minuti al termine della partita. Il risultato direi già conseguito, sono infatti 9
le reti di vantaggio delle ragazze di Nössing. Per un verso anche deludente la prestazione delle ospiti, che pur annoverano giocatrici di assoluto valore nelle proprie file, che però alla fine non riescono a raccogliere quello che seminano nelle loro velocissime combinazioni d'attacco. Meneghini. Bellissima conclusione di Tenguin Diogap, che manda la palla all'incrocio dei pali. Nulla da fare per Bettina Rube. Il tiro dell'avanza telefonato, la Brock non ha difficoltà ad intercettare. Anche questa azione a dimostrazione come la difesa bianco-verde sia alquanto allegra nel frangente. Put, Rabanse, Mabicher e la Ficoller, brava la Ficoller. Segnare la sua seconda rete. Vicky Vicoller, che fa parte della squadra già da due stagioni, che però ha avuto poche possibilità di giocare l'anno scorso per la presenza del Ucchino, quest'anno per le grandi prestazioni di Violetta Vegni. Parata della Gruber su tiro di Ifeoma Okorie, rigore per le ospiti. Sbagliato dal numero 14 Tenguin Diogap. Marlis Rabanser, Ligia Put, grande occasione per Elisa Sozio, che approfitta dell'ingenuità difensiva ospite per mandare ancora la palla in rete quando scocca l'ultimo minuto di questa partita. 39-30 per il Brixen, vedremo quale squadra sarà l'ultima ad andare al tiro. Tiro di Giada Babbo, no, anzi di Kiesenhofer, Sofia Kiesenhofer, finisce sul palo. Ancora il Padova. Egan Ruva, la palla è parata da Bettina Gruva, sono 10 secondi, anzi 8, vedremo se il tiro di Lidia Put viene parato da Martina Broch. E sul risultato di 39-30 per il Bressanone finisce questa partita di recupero, che ha vissuto in equilibrio solo per buona parte del primo tempo, salvo poi vedere la squadra prissinese imporsi grazie anche al minor numero di errori tecnici compiuti. In cattedra soprattutto due giocatrici, Esma Muratovic per le 9 marcature e il lavoro di regia, nonché Giada Babbo con ben 12 reti.
l'apporto delle giovani Elisa Sozio e Vicky Vicoller e soprattutto di Bettina Gruber, che ha parato numerosi tiri anche insidiosi alla squadra ospite. Finisce dunque con i due punti che rimangono qui a Bressanone e consentono alla squadra Enessing di riporsi addosso delle grandi con 10 punti in classifica. Qui da Bressanone è tutto, Paul Cestari vi ringrazia per l'ascolto, per la visione e vi auguro una buona serata.